Ecco, pensate, no? Pensate quando andate su Facebook, quando andate su Google, quando andate, leggete i giornali, la statistica dei giornali. Due ragazzi su tre, due ragazzi su tre, si farebbero mettere il chip sottocutaneo. Due ragazzi su tre. Due ragazzi, due abitanti, due italiani su tre si farebbero fare il vaccino subito, subito. Due italiani su tre, ma vorrebbero entrare nel MES, ma subito però, subito, due su tre vorrebbero entrare subito. Questi qua, no? Ma questi qua sono dei malati mentali? C'hanno qualche serio problema mentale? Se fosse veramente vera una cosa del genere, due su tre vorrebbero farsi mettere il chip sottocutaneo. Ma allora perché? Qual è il problema? Mettetelo opzionale, perché due su tre è il 75%. Vuol dire che su tutti gli italiani il 75%, due su tre, metterebbe il chip, per cui immaginate il mercato. Siamo 60 milioni, quanti siamo? Fate per due conti di quanti milioni di chip potrebbero vendere, ma senza fare una legge, senza niente, solo perché gli italiani, due italiani su tre, vorrebbero il chip sottocutaneo. Qualcuno magari ne vorrebbe due, uno di qua, uno di là, non lo so, non lo so. Qualcuno vorrebbe anche il casco con gli elettrodi, con la corrente alta tensione, forse. Qualcuno vorrebbe farsi tutti i vaccini insieme, sì, due italiani su tre sono propensi, vogliono il vaccino, sì, facciamoci i vaccini. Ma questi non stanno bene. Ma io non ci credo. Io non ci credo. Una persona che si vuole fare il vaccino ci può stare perché è ipocondriaco, ha paura, non sa che cosa va incontro, si fida della scienza, della medicina. Però sti giornalai che scrivono due italiani su tre, due ragazzi su tre, gli italiani, l'80% vuole questo, vuole il vaccino. E poi come stanno a mettere il vaccino, che stanno a mettere qualcosa di obbligatorio? Scoppiano i casini da tutte le parti, come con le forze dell'ordine. Adesso lo stanno mettendo obbligatori anziché delle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine hanno subito reclamato, giustamente, giustamente. Adesso li stanno mettendo obbligatori agli over 60, ai medici. Mo vedrai che succede un macello. Mo succederà un macello. E chi più del medico sa le controindicazioni di un vaccino? Mo o ci danno l'acqua, o ci danno l'acqua, eh? Fanno vedere che tutti i medici si sono vaccinati, perché non può essere, non può essere. Ci sono medici che stanno su YouTube dalla mattina alla sera a dire no ai vaccini, e questi fanno a vaccinare tutti i medici obbligatoriamente. Beh, ma poi non riesco a capire, ma perché obbligatoriamente? Se tutta questa 75% delle persone si vuole vaccinare, se il 75% delle persone si vuole mettere chip da tutte le parti con gli elettrodi al cervello, beh, allora ste obbligazioni, sti obblighi, a che serve? Perché dovete fare una legge quando già tutti, la maggior parte, la maggioranza vi seguirebbe? E poi piano piano, poi alla fine uno dice: vabbè, sono quei quattro gatti Novax, sono quei quattro gatti contro no chip, eccetera, eccetera, no 5G. Qual è il problema? Qual è il problema? Perché occorre una legge se due su tre lo farebbero subito? Perché allora dovete inventarvi la legge? L'obbligatorietà. Lo vedete che i giornali stanno a pappa e ciccia, stanno a pappa e ciccia questa gente qua, stanno a pappa e ciccia. Questi sono schiavi, questi giornalai che scrivono ste minchiate. E poi, sì, guarda Spectro, abbiamo fermato tre persone, due si vogliono vaccinare, l'altro no. Ah, due su tre
75%, 80%, quasi, ok? 2 su 3, quindi 60 milioni, 50, 48, 45 se vogliono vaccinare. Cioè, è pazzia, è pazzia! Questi imbrogliano con i numeri, imbrogliano con la matematica, imbrogliano, sono degli imbroglioni. Non si può fare una statistica così, perché se tu per la strada hai incontrato tre di cui due erano a favore e poi c'erano altri milioni di persone che erano a sfavore, tu hai incontrato gli unici due a favore e uno a sfavore, quindi c'hai due su tre, no? Due su tre. Cioè, come fai a fare una statistica, a mettere un titolo su quel foglio di carta di giornale, eh? Che poi io farei qualche altra cosa, perché quelli sono utili, quei fogli di carta, ma a mettere il titolo, due italiani su tre, due italiani su tre, mamma mia, quanto siete ridicoli, e c'è, però, lo sapete qual è il problema? C'è qualcuno che ci crede. C'è qualcuno, due italiani su tre, l'ha detto il giornalaio, l'ha detto la TV, mi hanno risposto così, l'ha detto, io l'ho sentito in televisione, l'ho sentito in televisione, me l'ha detto Mentina, me l'ha detto quell'altra, quella che segue la gente senza mascherine per la spiaggia da soli durante il lockdown con gli elicotteri e gli spara addosso, ma di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo parlando? Queste sono truffe. Queste notizie non sono fake news, sono truffe news. Truffe. Perché questa roba qua, cioè, a chi può arrivare? A un ignorabile. Solo un ignorabile potrebbe credere a una cosa del genere. Due su tre. Due su tre. Ingannatori, voi ingannate, ingannate.